Salve mister, rifacendomi un po' alle parole anche di Iozzi, Pisa che insomma sta dimostrando, no, un crescendo in queste ultime partite e alcuni giocatori, cioè lui in primis ci crede molto di più e apprezza anche il fatto di essere stato aspettato da lei per tutto questo tempo. E poi ripartendo da qui, anche una domanda generale sulla partita, ecco, cosa è andato e cosa non è andato di questa partita? Sì, sì, ma io, come ho detto ieri, vedo tutti dentro, tutti che cercano di mettermi in difficoltà e quindi noi aspettiamo tutti, perché i ragazzi si comportano nel modo giusto. Poi, se vogliamo parlare della partita o di quello che conta, ovvero vincere le partite, dobbiamo fare qualcosa in più, bisogna aumentare i motori, il giro del motore, perché per vincere le partite serve qualcosina in più, perché altrimenti hai meno possibilità. Oggi eravamo partiti bene, abbiamo fatto gol e poi secondo me il dato che non mi piace, perché sei arrivato veramente tante volte nei pressi dell'area di rigore o comunque sia avevi fatto le cose nella maniera giusta e poi è mancata la cattiveria di voler determinare, quindi l'ultimo passaggio, il tiro in porta, una scelta individuale sia in fase offensiva che in fase difensiva, perché il gol che abbiamo preso è un gol brutto, è un gol che non si può prendere e quindi poi se tu sommi un po' troppi errori comprometti una partita dove un mese fa, due mesi fa l'avevamo persa, quindi un dato anche abbastanza positivo è che comunque sia c'era anche il rischio di perderla, non l'hai persa, però per vincere di fare qualcosa in più. Buonasera mister, io sottolineerei poi dato i dati che hai detto che si ripetono un po', no? Perché noi abbiamo fatto questo gol e poco dopo abbiamo preso un gol che non è la prima volta che te dici si prende un gol brutto, ci vuole più attenzione. Tra l'altro è nata da un lancio lungo, siamo trovati un po' scoperti e poi Canestrelli ha rinviato su Bernasson il pallone. Cioè lì cosa chiedi, cosa stai chiedendo ai tuoi ragazzi, cosa... Cioè, che risposta ti dai su queste distrazioni che sono un po'... Allora, il primo errore è stato la pressione, la non pressione su Cistana. Se noi andiamo in pressione ci possiamo permettere di essere un po' più alti e possiamo concedere un po' di profondità dietro, perché se tu sei alto e cerchi di pressare in avanti è il rischio che dietro hai un po' più di campo. Quindi se non c'è stata la prima pressione ci può stare che deve stare più attento, ma ci può stare che sta palla ti va sopra. Ma dopo una palla che sta sulla riga di fondo, eravamo 4 contro 1 e lì c'è stato un errore individuale, un infortunio di Canestrelli che va di tacco in una palla che deve andare di piatto. Probabilmente Leverve può accorciare prima sul primo palo per non far passare quella palla e quindi l'errore è lì, che però poi ti condiziona un po' la partita. Da che stavi facendo benissimo inizi un po' a fare le cose in maniera un po' diversa, però il primo tempo comunque sia hai avuto diverse occasioni per andare in vantaggio e poi piano piano però ci siamo un po' allungati, siamo stati un po' più timidi con la palla, senza quella ferocia magari che c'era nei primi minuti, e questo è un problema perché poi vedi che in questa categoria diventa complicato vincerle poi. Mister, in maniera sintetica lei ritiene che questo risultato sia un passo avanti o un passo indietro nel percorso? Perché ieri l'ha descritta come una partita che sarebbe stata decisiva, vitale. Da un punto di vista del gioco, Iozzi prima ha detto che ha visto la squadra in crescendo e si è detto molto soddisfatto. Dal punto di vista del risultato, ovviamente è un passo indietro. Il suo punto di vista qual è? Ma secondo me possiamo far di più, perché quando dici che giochi bene se calci 10 volte in più in porta, se crei le condizioni per far gol, se vinci i contrasti. Io quello che ho detto ai ragazzi è mancato proprio il centimetro in più di voler fare quel centimetro in più che poi quel centimetro in più ti permette di vincere il contrasto, di vincere una seconda palla, e loro quel centimetro in più oggi ce l'avevano più dentro, perché probabilmente magari hanno feriti, non lo so, ma se noi non raggiungiamo la stessa ferocia
come gli altri diventa faticoso, quindi è quello un po'. Io vado a casa con la sensazione che potevamo fare di più, quello, potevamo fare di più, perché c'erano tutte le condizioni per fare molto di più. Poi se ci accontentiamo di questo, io non mi accontento. Sì, buongiorno. Le chiedo se si aspettava un Brescia così, perché ad esempio a Brescia un po' tutti ce lo attendevamo ancora con una difesa a 3, invece un Brescia ha giocato a 4, un Brescia che era 4-2-3-1 e diventava 4-4-1-1. Ce l'avate preparata anche così o pensavate tatticamente che arrivasse un Brescia diverso? No, l'avevamo preparata così. Comunque sia, faceva sta costruzione quasi sempre a 3. Difendeva a 4, lasciava questi giocatori davanti per combinare tra di loro. Quindi ci aspettavamo questa partita. Come l'ha visto? Ma ha fatto una partita onesta, penso che abbia lottato, ha avuto delle possibilità anche per far gol, che ha calciato diverse volte in porta, quindi io, come ho detto ieri, non sapevo che il Brescia è una buona squadra e che non è che affrontavamo una squadra troppo inferiore a noi. È una categoria dove le squadre più o meno si vengono all'interno del campo, poi fuori magari uno può dire più forte quello e più forte quell'altro, ma all'interno del campo si equivalgono molto, quindi non ho visto io voglio vedere meglio la mia squadra, di verità, perché credo che oggi aveva la possibilità per fare qualcosa in più. Ti chiedo invece sull'episodio, prima viene dato il rigore, poi viene tolto, come l'hai visto? Dice che Moreu l'ha presa con la mano, è regolamento, e quindi se il regolamento dice questo. Però il regolamento poi, sai, a volte ti dice bene, a volte ti dice male, però ci può stare. L'episodio con Mariano. Ma no, c'è stato un disguido, un malinteso.